Manca ormai poche ore a questa sfida playoff che l'Olympic Costuni ha maturato sul campo amico del Pala Gentile. Si ritorna a giocare in casa, si gioca con il Trulli e Grotte, è una formazione che avete già incontrato in campionato. Sabato prossimo alle ore 18, che partita sarà? Sarà una partita diversa da quella che abbiamo giocato 3 settimane fa, perché allora noi avevamo motivazioni per smuovere la nostra classifica che era ormai arrivato a un punto morto, quindi era o vivere o morire. Questa volta invece vale la stessa cosa anche per loro, quindi un playoff su gara secca. Noi abbiamo soltanto il vantaggio di giocarla in casa, però sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto 3 settimane fa. Noi faremo la nostra partita che stiamo preparando ormai da una settimana, sperando di ottenere quello che tutti si aspettano che noi otteniamo. Da qualche gara lei siede in panchina qui nella squadra maggiore, ha fatto benissimo con l'Under 21 al primo anno, a microfoni spenti mi diceva che lei preferisce i giovani, però anche i ragazzi della prima squadra le stanno regalando grandissime soddisfazioni, sicuramente la prima, quella sua personale, di sedere per la prima volta in una panchina di un campionato così importante. Sì, diciamo che io ho trovato un gruppo già preparatissimo, molto ben preparato da mister Guarini, che è quello che stava prima di me. Quindi diciamo che ho avuto diversi vantaggi poi nel preparare le partite queste settimane. Era soltanto da riaccendere un attimo l'interruttore che si era spento per motivi ignoti, e quindi diciamo che loro si sono impegnati. Ho trovato un gruppo molto disponibile, ho trovato un gruppo a cui piace lavorare bene, quindi diciamo che mi stanno ascoltando e i risultati penso che si stiano vedendo. Però come puoi anche ben vedere qui, ci sono tantissimi ragazzi under, noi ci teniamo moltissimo all'under, io ci tengo in particolar modo agli under, quindi il fatto che loro siano qui con noi a darci una mano è sintomo della crescita che noi vogliamo far ottenere anche a questi ragazzi, e che sicuramente riusciremo a far crescere con noi. Mister Greco, sicuramente ci vorrà il pubblico delle grandi occasioni. Certamente, certamente. Noi qua sappiamo, lo sport ostunese, tutte le volte che è riuscito a giocare in questo palazzetto gremito è sempre riuscito a ottenere, ha sempre ottenuto risultati importanti. Già con l'Altamura abbiamo sentito la spinta importante che il pubblico ci ha dato, sappiamo che nello sport è molto importante anche la spinta del pubblico. Il pubblico ostunese quando vuole sa regalare emozioni spesse, quindi speriamo che sia così anche sabato. Noi ci teniamo a fare bella figura e a regalare una soddisfazione alla nostra città. Presidente Andriola, ci vediamo poche volte, però ci sentiamo spesso, una soddisfazione particolare vedere questi giovani, intanto che si divertono durante questo allenamento, però una soddisfazione particolare quella di partecipare a questi playoff. Non ci sperava più di tanto, adesso è arrivata la speranza di parteciparsi contro questo Altamura che è stato sconfitto sabato scorso nel Pala Vito Gentile. Sì, non è che non ci speravo, perché il progetto sportivo quest'anno prevedeva la possibilità di accedere ai playoff. Abbiamo avuto un momento di impasse durante la stagione, l'ultimo mese, e da cui poi ne siamo usciti cambiando la panchina e siamo arrivati a raggiungere l'obiettivo come inizialmente avevamo detto. Un bilancio più che positivo quest'anno, non posso dire nulla. Noi adesso facciamo i nostri playoff, giocheremo sabato e quindi vedremo come andrà a finire. Non si può parlare di futuro, si parla solo di playoff. Sicuramente il playoff è una gara importante, possiamo vedere quello che accadrà, però come ho chiesto a mister Greco ci vorrà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni. Non ha fatto mancare il proprio affetto il pubblico con l'Altamura, ma in passato anche quando ci fu quella famosa vittoria sulle Aquile e Molfetta, il pubblico di Ustini è sempre stato caloroso nei confronti della vostra società, che continua a crescere. Sì, continua a crescere e il pubblico ci dà sempre molto sostegno. Io ogni volta faccio degli appelli affinché tutti gli ostunesi possano intervenire. Pochi giorni fa l'abbiamo ribadita questa cosa, e fa molto, è l'uomo in più. L'ostunese è molto caldo, quando prende una passione dà molto, e quindi noi ci teniamo molto. Io sono molto fiducioso, sono sicuro che faremo il pieno sabato.